Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questo webinar. Questa sera parliamo di elementi chimici e di sostenibilità e lo facciamo con un ospite di eccezione, il professor Nicola Armaroli. Buonasera, professor Armaroli. Buonasera a lei e a tutti gli insegnanti che ci stanno ascoltando. Dico due parole per presentarla, anche se non ce n'è veramente bisogno. Comunque, il professor Armaroli è dirigente di ricerca del CNR, studia i nuovi materiali per la conversione dell'energia solare, la luminescenza e la catalisi. Ha pubblicato oltre 200 lavori e 6 libri ed è consulente scientifico di istituzioni internazionali temi dell'energia e delle risorse. Dirige Sapere, che è una storica rivista italiana di divulgazione della scienza che venne fondata nel 1935, e per Zanichelli è l'autore di una fortunata chiave di lettura che si chiama Energia per l'astronave Terra. A questo punto io cedo subito la parola a lei, professore, perché il tema è molto caldo, molto interessante, quindi siamo tutti quindi curiosi di iniziare ad ascoltarla. Bene, buonasera a tutti. Questa sera parleremo della tavola periodica, ma non nella sua rappresentazione classica che tutti conoscete, che è quella che vediamo in questo momento, con tutte le sue tante informazioni sulle proprietà elettroniche, sugli orbitali e tutto il resto, ma ne analizzeremo una versione diversa, che sembra quasi una tavola di Picasso, qualcuno mi ha detto, può girare alla prossima. Che è questa. In questa tavola che abbiamo preparato e stiamo diffondendo un po' in tutta Europa come società chimica europea nell'anno del 150esimo della tavola periodica, abbiamo deciso di farne questa versione un po' diversa, dove ogni elemento è tanto grande quant'è la sua abbondanza relativa sulla crosta terrestre. Questo è il motivo per cui le caselle sono diverse. Poi vedete dei colori che stanno ad indicare invece il nostro rapporto con questi elementi. Quelli rossi sono quelli per i quali cominciamo ad avere preoccupazioni in merito alla loro disponibilità nel corso dei prossimi decenni, diciamo circa un secolo, e via via arancioni, gialli e verdi con criticità sempre minore rispetto alla disponibilità, rispetto agli usi che stiamo facendo in questo momento. Poi la tecnologia evolve, la civiltà evolve, magari i colori cambieranno nel tempo. Vedete anche che sono presenti dei simboli di smartphone nella tavola e quelli che hanno il simbolo dello smartphone sono appunto elementi che stanno nello smartphone, ma su questo ci torneremo più avanti. Possiamo passare oltre. Noi parleremo di evoluzione materiale della civiltà, che è una cosa importante. Perché fin dalle epoche passate ci sono delle epoche storiche, protostoriche, che sono indicate con elementi chimici o comunque con materiali, come il rame, il bronzo e così via. Però noi non faremo un excursus storico, ma ci limiteremo agli ultimi 70 anni. Fino a circa il 1950 le case erano, come vedete qui sulla vostra sinistra, e si trovano nei musei, alcuni musei della città contadina, cose simili, case allestite come erano fino circa gli anni 50. E sorprende la loro povertà materiale, la sorprende in particolare, penso, per i più giovani. Sono case che hanno molto legno, un po' di vetro e qualche metallo povero come stagno, zinco, un po' di rame, anche così via. Quindi il contenuto materiale di quelle delle case fino ad allora era stato piuttosto ridotto. Poi nel 1990 si stima che in una casa ci fossero meno di 20 elementi chimici. C'era già stata una intensificazione materiale tra il 50 e il 90. Ma la svolta è avvenuta soprattutto negli ultimi 30 anni, se pensiamo che in uno smartphone, come dicevamo, l'oggetto che citavamo prima, ci sono circa 40 elementi chimici, diciamo tra i 30 e i 40. Adesso le case che li fabbricano non sono molto aperte, nel dirci cosa ci mettono, più o meno questa è la stima. Bene, possiamo passare oltre. Dicevo prima del 1950, è un anno significativo perché ha inizio quella che tecnicamente viene indicata come la grande accelerazione. Cioè, se voi prendete vari parametri, come l'uso dell'acqua, le telecomunicazioni, il turismo, il consumo di terra, fertilizzanti, scusate, di carta e così via, di energia naturalmente, dal 1950 c'è un punto di inflessione, cioè c'è un aumento incredibile di tutti questi parametri.
perché appunto la civiltà di punti in bianco si è vista, ha dato origine a una forte accelerazione che è stata basata su un grande aumento del consumo di energia e anche delle emissioni di CO2 in atmosfera, ma purtroppo questo non è il tema della serata. Andiamo avanti. Nel corso di questi 70 anni c'è stata anche oggettivamente una dematerializzazione della nostra civiltà, in un certo senso. Vediamo un esempio. Questo è un computer, il famoso ENIAC, che è il primo computer elettronico, è del 1944. Vedete da questa foto che occupava una stanza enorme e i suoi elementi fondamentali erano delle valvole che erano grandi più o meno come potremmo dire delle bottiglie. E questo computer aveva delle caratteristiche di dimensioni e di potenza richiesta energetica. Andiamo avanti. Questo computer pesava 30 tonnellate e conteneva, pensate, 19.000 di queste valvolone grandi grandi, consumava 200.000 watt di corrente. Potremmo paragonare questo dispositivo enorme, che stava in una stanza enorme, con il mio computer portatile, che è un po' come il vostro, che troviamo nella diapositiva successiva. Il mio computer portatile pesa 1,5 kg, consuma 30 watt e non 200.000, e ha 1,3 miliardi di transistor che hanno sostituito le valvolone che dicevamo prima. Questi transistor stanno dentro quel microprocessore che vedete lì, che è quel quadratino. Sulla destra invece trovate quello che è un po' il trend della riduzione della dimensione di transistor. Questo computer che vedete qui appoggiato sul tavolo, su quella foto, è immensamente più potente e immensamente più affidabile di quello che avete visto prima, dove le valvole si rompevano ogni 5 minuti e bisognava anche capire qual era quella che si era rotta. Voi sapete, ormai l'abbiamo tutti, un portatile, sono dispositivi molto robusti che buttiamo a destra e a sinistra e continuano ad andare. E quindi c'è stato un grande incremento della qualità per quanto riguarda diciamo questo dispositivo. Ma naturalmente c'è stata anche una grande intensificazione materiale, cioè quel dispositivo, quel computer lì, ha dentro una quantità enorme di elementi chimici. Ma questo lo vediamo meglio con la successiva diapositiva rispetto a quello, e torniamo al telefono, che possiamo chiamare il campione della dematerializzazione, che è il nostro smartphone. Questo dispositivo ne ha sostituiti una enormità. Vediamo adesso una carrellata. Ha sostituito il telefono portatile, la sveglia, la bussola, l'orologio da polso, la mappa stradale che avevamo in macchina, che se facciamo vedere un 14enne si mette a ridere, l'agenda, la radio, la videocamera, la fotocamera, il riproduttore musicale e anche dispositivi più ingombranti come ad esempio le macchine che fanno i biglietti delle stazioni, che sono già state a loro volta anche superate, perché sapete che oggi il biglietto lo possiamo mettere direttamente sul telefono. Quindi alla vostra destra vedete una quantità di materiali di decine di chili, se ci mettiamo le macchine dei biglietti anche potremmo dire quintali. E tutta questa roba qui è stata sostituita da un dispositivo che pesa appena 148-150 grammi. E quindi è evidente che c'è stata una grande dematerializzazione, ma tutto questo è avvenuto a spese di un enorme incremento dell'utilizzo degli elementi. Quindi andiamo alla prossima. 148 grammi sostituiscono chili di roba, chili e chili di roba, ma alla prossima. Questa dematerializzazione ha comportato una intensificazione materiale. Spingiamola, ecco. Questa intensificazione vuol dire che siamo andati sempre più a caccia nella tavola periodica di elementi, cioè il nostro telefono è in grado di fare una enormità di funzioni come numero estremamente sofisticate, quelle che vanno a sostituire tutto quello che vedevamo prima, ma questo ha necessità di una intensificazione materiale, di andare a cercare elementi nella tavola periodica che gli permettano di fare quelle singole attività molto specializzate che per noi sembrano normali, ma che hanno una sofisticazione e intensificazione materiale impressionante. Passiamo alla prossima.
La miniera a cui noi andiamo ad attingere gli elementi che mettiamo nei telefoni, in tutte le cose che utilizziamo nella nostra vita, è il nostro minuscolo pianeta Terra, che è questo qui, lo conosciamo molto bene. Ma va sottolineato che non tutto il volume del pianeta Terra è a disposizione per andare a ricercare minerali, ma noi possiamo estrarre circa fino a 5 km. Le miniere più profonde sono localizzate al massimo a 4,5 km circa di profondità. Questo è il nostro stock a cui andiamo ad attingere. Prossima. Ma noi sappiamo anche che la Terra è letteralmente una minuscola astronave, perché l'abbiamo fotografata, e abbiamo una foto molto significativa dallo spazio, che è stata scattata nel febbraio 1990, dove la Terra, vedete, quel minuscolo pallino blu che vedete là. Questa fotografia fu scattata da questa sonda che si stava perdendo ai confini del Sistema Solare e lasciò stupefatti i tecnici della NASA, che la videro in tempo reale, e si resero conto, appunto, per la prima volta videro la Terra, questo pallina di vita in una immensità di materia inanimata che è la Terra. Noi tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno dobbiamo andare a ricercare in quel pallido puntino blu che vediamo là. Questa è una delle foto, si ritiene, più influenti e famose di tutti i tempi, e credo proprio che sia ben meritata questa fama. Andiamo avanti. Noi abbiamo, siamo andati su questo minuscolo pianeta Terra alla caccia disperata di elementi e di materiali più in generale. Abbiamo scavato miniere, come vedete in alto a sinistra, enormi, a cielo aperto, abbiamo esplorato il fondo del mare alla ricerca di idrocarburi, abbiamo buttato giù montagne, come si vede in fondo a sinistra, come succede negli Appalachi, che si buttano giù montagne per reperire carbone, e siamo andati nelle viscere della Terra, come in quella miniera che vedete in fondo a destra. Passiamo oltre. L'OCSE, in Italia lo chiamiamo OCSE, in inglese dice OECD, come sta scritto in fondo. Ecco, una cosa importante, troverete in fondo a questa slide, altre prima, soprattutto alle prossime, sempre dei riferimenti bibliografici, quindi potrete andare voi stessi a cercarveli in rete, direi che sono tutti disponibili gratuitamente, e lì potrete approfondire e cercare ulteriori dati rispetto ai singoli che io posso mettere in questa presentazione, che non può durare più di un'ora o giù di lì. L'OCSE appunto ha stimato recentemente che ha suddiviso i materiali che noi preleviamo dalla Terra in quattro categorie: metalli, combustibili fossili, biomassa e non metalli. Vedete, quattro categorie con quattro diversi colori. E ha stimato che nel 2011 sono stati estratti da queste quattro categorie dalla Terra 37 miliardi di tonnellate. Andando avanti di questo passo, tenendo conto dell'aumento della popolazione, arriveremo a 86 miliardi di tonnellate nel 2060, cioè ci sarà un più che raddoppiamento del consumo. Poi alla fine ne vedremo un'altra di queste classifiche che ha dei numeri diversi, ma significato. Andiamo avanti. Quando parliamo in particolare di minerali, dobbiamo fare una distinzione molto precisa, perché sennò si rischia di fare un po' di confusione. In un certo luogo, supponiamo qui sotto dove sono io, nell'istituto qui del CNR Bologna, potrebbe esserci una miniera d'oro che non sappiamo, o di rame o di qualcosa, quella rientrerebbe nella categoria che vedete indicata in grigio, è una risorsa non scoperta ancora, non si sa che c'è. Poi un bel giorno qualcuno la scopre, e questa risorsa non scoperta diviene semplicemente una risorsa, cioè passa nella categoria arancione. Però la risorsa in quanto tale non è detto che sia una cosa utile. Per diventare utile deve essere economicamente interessante da sfruttare, conveniente, e tecnicamente deve essere possibile andare ad estrarre questa risorsa. Nel caso in cui queste due condizioni siano rispettate, la risorsa diventa una riserva. E a quel punto il paese X può vantare riserve di oro, di petrolio, di carbone, di tutto quanto. Il confine tra la parte verde e la parte arancione, prossima, è labile, nel senso che quella che è una risorsa, come ho appena descritto, può diventare una riserva, ma può anche succedere il contrario. Per esempio, in Sardegna probabilmente sapete che alcune miniere sono state chiuse di zinco, di alluminio, ma non perché non ci fossero più quei metalli, ma semplicemente non era più conveniente andarle ad estrarre, era molto più conveniente andarle a cercare da un'altra parte dal punto di vista tecnico ed economico. Andiamo avanti. Quindi questa è una differenza importante.
Professore, se posso interromperla, la ringrazio per questa carrellata introduttiva che ci permette e permette ai nostri ascoltatori di entrare con più conoscenze e più consapevolezza nel discorso che adesso affronteremo. Vedo che è apparsa di nuova la strana tavola periodica con cui abbiamo aperto. Ora iniziamo a fare un discorso più specifico su determinati elementi, non è vero? Sì, qui ci sono appunto 90 elementi, ci sarebbe da chiacchierare per ciascuno per ore, ma ovviamente io ho fatto una piccola selezione, è tutta arbitraria, e quindi adesso vi presento alcuni elementi, le loro criticità o non criticità e il loro utilizzo. Vorrei cominciare dall'elio, che è quello che vedete in alto a destra, quel cornino in alto a destra. L'elio è un elemento molto popolare perché ci porta immediatamente a pensare ai palloncini che danno a Luna Park, ogni tanto i bambini non riescono più a trattenere, partono e li vediamo lassù in cielo. E l'elio ha questa caratteristica che è un elemento estremamente leggero e quando si perde in atmosfera, si perde letteralmente, nel senso che è così leggero e così poco reattivo che sfugge dalla gravità terrestre una volta che in atmosfera si perde. L'utilizzo nei palloni da Luna Park può sembrare stupido, ma pensate, assorbe circa il 10% del consumo mondiale, che andrà evidentemente perso perché i palloncini prima o poi verranno abbandonati, non si va a riciclare il palloncino. Andiamo avanti. L'elio è il secondo elemento più abbondante dell'universo e quindi uno potrebbe dire, vabbè, qual è il problema? Il problema è che sulla Terra è molto raro perché ogni angolo dell'universo è fatto in maniera diversa. La Terra è completamente diversa nella sua composizione chimica dalla Luna, è completamente diversa da Marte e così via. Quindi il fatto che l'elio sia il secondo elemento più abbondante non ci rassicura affatto perché sulla Terra ce n'è molto poco. Ha un volume infinitesimo dell'atmosfera e l'origine dell'elio, pensate, è nella crosta terrestre. Noi estraiamo elio dai giacimenti di gas naturale, volgarmente detto metano. In alcuni giacimenti è particolarmente abbondante, fino al 7% in volume, e le aziende petrolifere del gas sono molto contente quando trovano un giacimento di gas particolarmente ricco di elio. Come si forma? Per decadimento radioattivo di elementi più pesanti. Tra i vari processi di decadimento c'è il decadimento alfa, una particella alfa non è altro che un ione elio 2+, che si forma nelle viscere della Terra, a un certo punto intercetta due elettroni e diventa un atomo di elio, e può andarsi ad annidare in alcuni posti, e quando noi andiamo a muovere le acque là sotto, o meglio, muovere il gas là sotto, può tornare in superficie. Le risorse mondiali di elio, cioè quelle che si stima ci siano, ma non è detto che siano utilizzabili, sono circa 60 miliardi di metri cubi, sono divisi in quel diagramma torta che vedete tra sostanzialmente i grandi produttori mondiali di gas. Annualmente se ne consumano 180 milioni di metri cubi attualmente. Gli Stati Uniti sono stati da sempre il primo detentore mondiale di riserve, cioè di qualcosa che effettivamente disponevano nella realtà. Grazie, loro crearono all'inizio, circa un secolo fa, la riserva federale dell'elio in Texas, perché si pensava allora che il dirigibile avrebbe avuto un futuro per quanto riguarda i trasporti. Voi sapete che futuro non c'è stato, però hanno pensato bene di tenere questa riserva, questo grande giacimento sotterraneo, che però hanno deciso negli anni 90 di vendere, poi hanno litigato per 20 anni se vendere o meno, effettivamente adesso l'hanno venduto. Questo giacimento in Texas faceva un po' da polmone rispetto alla domanda e all'offerta a livello mondiale, adesso non c'è più, quindi il prezzo dell'elio è molto più volatile. Passiamo oltre. L'elio ha delle proprietà fisiche straordinarie, ha un punto di ebollizione, un punto di fusione che è vicino allo zero assoluto. E sotto 4 gradi Kelvin diventa un superfluido senza viscosità apparente e soprattutto ha una grandissima e straordinaria conducibilità termica. L'elio è l'elemento perfetto a 4 gradi Kelvin per cosiddetti usi criogenici estremi, cioè ad esempio per raffreddare le macchine NMR, che servono per fare la risonanza magnetica alla spalla, al ginocchio, probabilmente qualcuno di voi l'avrà fatto, o per usare gli NMR nei laboratori chimici di ricerca per fare analisi strutturali. Questo magnete quindi ha bisogno di lavorare praticamente in condizioni di
di resistenza zero, che può raggiungere questo materiale speciale del magnete a una temperatura molto bassa, che gli può garantire appunto solo l'elio liquido. Quindi c'è il magnete, c'è una camicia esterna di elio liquido, e a sua volta l'elio liquido, che è molto prezioso e costoso, viene raffreddato da un'ulteriore camicia esterna di azoto liquido, che ha una temperatura più alta, 77 gradi Kelvin, non 4 gradi Kelvin, ma costa molto meno, è molto più abbondante e disponibile. Quindi fa un po' da, diciamo, protegge l'elio, che l'elio viene riempito ogni qualche mese, mentre l'azoto ogni qualche giorno, settimana, dipende dalla macchina. In questi ultimi anni c'è stato un grande problema per quanto riguarda l'elio, perché non essendoci più quella riserva in Texas, e il Qatar, che è uno dei grandi produttori di elio, è un paese che è stato un po' messo ai margini perché ha avuto le sanzioni internazionali, perché era accusato di finanziare il terrorismo. Quindi c'è stata una vera e propria contrazione dell'offerta di elio sui mercati. Quindi ci sono state delle grandi oscillazioni. Questo ha avuto delle ripercussioni soprattutto nei paesi più poveri, che non si possono permettere prezzi molto alti, e in alcuni casi hanno dovuto chiudere macchine NMR perché non potevano più utilizzarle. Quindi l'elio ci rappresenta, questo elemento così piccolo, così leggero e così tutto sommato raro sul pianeta Terra, ci rappresenta, ci dà appunto un'idea di come questi elementi dobbiamo in qualche modo salvaguardarli. In questa diapositiva sulla sinistra trovate i vari utilizzi. Passiamo ad un altro elemento, il litio. Il litio è il numero atomico 3, quindi viene subito dopo l'elio, ed è un elemento molto leggero, ed è il metallo più leggero che ci sia. Questo parlo del litio perché è un elemento che abbiamo tutti in tasca, i nostri telefoni, le batterie, sono batterie agli ioni di litio. Passiamo alla prossima. Batteria agli ioni di litio funziona in quel modo descritto schematicamente. Lì abbiamo naturalmente un catodo e un anodo. Il catodo è fatto di un ossido di cobalto e litio, sulla sinistra in azzurro, e a destra invece avete l'anodo, che è fatto da foglie di grafite. Gli ioni di litio sono i pallini verdi che vanno continuamente avanti e indietro nei processi di carica e scarica, quindi vanno durante la carica dal catodo di litio cobalto all'anodo di grafite, e quando si scaricano tornano indietro, e noi, dandogli appunto energia elettrica dall'esterno, possiamo forzare gli elettroni ad andare dove non vorrebbero andare, per poi dargli la molla nella fase di scarica per far funzionare i nostri dispositivi. Il litio è perfetto per fare questa operazione perché è il metallo più leggero, quindi si muove con agilità all'interno della batteria, che tra l'altro è piena di un elettrolita conduttore, che è quella parte azzurra che avvolge il tutto, vedete, che è fatto anch'esso di un materiale a base di litio, e quindi è molto piccolo e anche ha un potenziale elettrochimico molto elevato, il quarto della scala, e quindi ha una combinazione di proprietà che lo rendono perfetto per le batterie, andiamo avanti, perché ha elevata densità di energia, elevata velocità di carica, proprio perché è piccolo, e lunga durata, cioè il litio funziona molto bene senza danneggiare il dispositivo nel suo complesso. Densità di energia elevata legata al fatto che, essendo leggero, è quello che ci permette a parità di peso di avere una batteria particolarmente leggera. Pensate se al posto del litio ci fosse il piombo, con il litio molto più pesante. Quindi le batterie di litio sono perfette. Il litio rappresenta anche un po' un limite per quanto riguarda le batterie metalliche. Se il metallo più leggero, non ci sarà mai una batteria a base di metalli migliore di quella del litio, è impossibile dal punto di vista delle performance complessive. Quindi quelli che dicono ma sostituiremo un bel giorno il litio, insomma, è facile da dire, è molto meno facile da fare. Quindi se le sostituiremo mai saranno batterie non metalliche, ma questa è una prospettiva ancora lontana. Andiamo avanti. Il litio dove si trova? E cominciamo a fare qualche considerazione tipo geopolitico. Il litio, che è un metallo instabile, come sappiamo tutti, in aria e acqua, attualmente i maggiori produttori sono Australia, Cile e Argentina. Ma le riserve principali, sono circa un terzo delle risorse, ma le risorse principali si trovano nel cosiddetto triangolo del litio tra Bolivia meridionale, Cile settentrionale e Argentina settentrionale. Vedete quello indicato lì a destra. E la più grande risorsa mondiale tra queste è questo immenso lago salato che si trova in Bolivia,
è di 10.000 km quadrati, quindi molto più grande del lago di Garda, tanto per dire, e in quel lago, che grazie alle condizioni di altitudine, di temperatura, eccetera, l'acqua si è evaporata, sono rimaste in superficie enormi quantità di sali di sodio, di potassio, mentre subito sotto ci sono enormi riserve di litio che devono essere estratte. Al momento questo lago non è ancora sfruttato in maniera intensiva, stanno cominciando a sfruttarlo e probabilmente lo sfruttamento di questo lago comporterà la compromissione di uno dei più belli, dei più belli angoli del mondo. Io non ci sono stato, ma se cercate in rete trovate delle bellissime fotografie di questo lago. Sottolineo sul fatto, il fatto che questi sono i tre paesi che attualmente ci forniscono principalmente il litio, perché quando parleremo di altri elementi vedrete che ci spostiamo geograficamente da altre parti. Andiamo avanti. Perché il litio è importante e preoccupa? Perché noi utilizziamo tutti un telefono e utilizzeremo sempre più delle auto completamente elettriche a batteria. Io ho un'auto elettrica a batteria, per cui mi pongo il problema del litio. E queste sono le previsioni di crescita dell'auto elettrica del mercato, dati dal 2015 un milione di auto, al 2020 20 milioni, e poi vedete voi i numeri come vanno. Quindi è evidente che si può presentare il problema della disponibilità di litio. Andiamo avanti. E quindi come autista elettrico mi sono posto il problema se basterà il litio. Vedete, quella è una macchina elettrica scoperchiata, dove la batteria è alla base, quel foglio grigio argento che vedete, le batterie stanno tutte lì dentro. Sono, in quel caso in specifico sono piccole batterie stilo una di fianco all'altra, ho più di 8.000 di batterie di dimensioni stilo, questa è la Tesla. Il motore, vedete che quello più davanti, è piccolissimo. Quindi di fatto un'auto elettrica si può chiaramente definire una batteria con le ruote, cioè il cuore vero della macchina è proprio la batteria. Quindi mi sono posto questo problema se basterà il litio, quindi ho fatto un semplice calcolo, molto semplice. Attualmente nel mondo vengono venduti 80 milioni di auto. Ogni auto richiede circa per la batteria 10 kg di litio. Vuol dire che se tutte le auto che escono dalle fabbriche del mondo in un anno, parlo solo di auto, quindi niente navi, bus, camion, eccetera, servirebbero 800.000 tonnellate di litio. E la domanda è, tanto è poco? Tanto perché, andiamo alla prossima, l'attuale produzione mondiale di litio è 20 volte più bassa. E il problema del litio, andiamo avanti, è che naturalmente non serve solo per le batterie delle auto, ma per i dispositivi portatili, lubrificanti e le altre applicazioni. Quindi è evidente che noi vogliamo passare alla mobilità elettrica, dobbiamo fare un utilizzo del litio molto razionale, perché sicuramente è vero che possiamo anche aumentare di 20 volte, come sarebbe richiesto da questi numeri, la produzione mondiale di litio all'anno. Ma è del tutto evidente anche, lo può capire chiunque, che non potremo estrarre ogni anno da qui ai prossimi 100 anni 800.000 tonnellate di litio dalle viscere della Terra, perché non ce ne sarebbe a sufficienza. Quindi, su questo ci torniamo alla fine, andiamo avanti. La nostra, appunto, la nostra prospettiva è quella di riciclare, ma ci torniamo alla fine. Andiamo ancora avanti. Molti, essendo un autista elettrico, mi chiedono: ma si può riciclare la batteria al litio? Sì, la risposta è assolutamente sì. Non vi sto, vi faccio vedere qual è la batteria della mia macchina, è questa, ed è fatta, ed è grande, pesa più di 2 quintali, quindi insomma, una discreta batteria, no? E è una batteria da 40 kWh, dove le celle, che sono il cuore della batteria, quelle che vedete in fondo sulla destra, sono una specie di fogli delle dimensioni più o meno a 4. In ogni modulo, che sono quei blocchi grigi che vedete infilati dentro la batteria, invece, vedete che ci sono questi blocchi grigi, ci sono 8 celle, quindi 24 moduli grigi da 8 celle, che sono quelle in basso a destra, abbiamo 296 celle. Andiamo avanti. Cosa si fa con una batteria esausta da 2 quintali? Innanzitutto bisogna precisare un fatto, che una batteria di un'auto è esausta quando ricarica circa all'80%. Perché? Perché evidentemente il proprietario non può compromettere la sua percorrenza chilometrica più di tanto,
e quindi quando uno va a ricaricare la macchina che si ricarica solo 80% perché la batteria in parte è compromessa, questa batteria viene considerata non più buona e l'utente dell'auto elettrica vuole cambiarla. Però non è da buttare, perché innanzitutto ci sono varie opzioni, e la prima innanzitutto è quella della seconda vita, cioè da utilizzare queste batterie che si caricano solo all'80%, diciamo, solo da utilizzare per sistemi di accumulo per eolico e fotovoltaico. Un esempio classico è lo stadio di Amsterdam. Lo stadio di Amsterdam funziona così, c'è un enorme impianto fotovoltaico sul tetto, negli scantinati, diciamo così, dello stadio ci sono una enorme quantità di batterie, come quella che avete visto prima, esattamente identica a quella, che vengono caricate di giorno con la luce solare, con l'impianto fotovoltaico, e di notte e di sera, quando c'è la partita, le attività varie, viene utilizzata l'elettricità accumulata durante il giorno, con queste batterie che continuano a fornire un servizio. La seconda opzione è quella invece di andare a prendere i moduli ancora buoni, disassemblare le singole celle e riassemblarli come ricondizionati. Questo impianto di riuso e riciclo, la Nissan, che è la casa automobilistica che fa la mia macchina, lo ha realizzato in Giappone nell'area di Fukushima, perché è un'area appunto che deve essere rilanciata dal punto di vista industriale, e quindi hanno pensato bene di fare questa attività. Quindi la batteria della mia macchina, quando sarà esausta, andrà in quell'impianto, perché ogni azienda è responsabile delle batterie che produce. La terza opzione, intanto bevo, è quella di fare il riciclo metallurgico, estraendo i vari metalli che ci sono dentro, come litio, cobalto, manganese, e il processo che è in grado di fare questo, più avanzato, è quello di questa azienda belga che si chiama Umicore, che trovate indicato lì, se siete curiosi, copiatevi il link e andatelo a vedere. Andiamo avanti. Voglio sottolineare un concetto. Uno, vedendo questi dati che ho dato prima, 10 kg di litio, uno dice sì, quindi consumi tanto litio. Sì, consumo tanto litio, ma questa macchina, questa è la mia macchina, consumo poco petrolio. Pensate che quando io la batteria carica al 100%, la batteria contiene 40 kWh di energia, che sono equivalenti a 4 litri di benzina. Cioè io quando ho la macchina carica ho l'equivalente energetico di 4 litri di benzina. La vostra macchina termica, quando è carica al 100%, scusate, la vostra macchina termica quando ha 4 litri di benzina, ha già acceso la spia della riserva da lungo tempo. Quindi capite che la situazione è molto diversa. Io con questi 4 litri teorici equivalenti di benzina faccio 300 km. Questa è l'autonomia della mia macchina, che dipende un po' dalla stagione, un po' da come guido, se accelero molto, eccetera, però diciamo che posso tranquillamente fare 300 km. Quindi la macchina da 75 km con un litro, andiamo alla prossima, esiste già. E si chiama appunto auto elettrica. E questa auto va paragonata alla mia vecchia auto. Questi sono i conti della mia vecchia auto, con una macchina a gasolio, Euro 3, che aveva 14 anni, che ho sostituito l'anno scorso. La mia macchina, durante la sua vita, si è ingurgitata 11 tonnellate di gasolio, più di 7 volte il suo peso, e ha emesso dal tubo di scarico oltre 21 volte il suo peso in CO2. Quindi la macchina elettrica ha questi benedetti 10 kg di litio, ma sono una risorsa preziosa, perché questi 10 kg di litio fanno sì che quella macchina non richieda nulla. Io non metto mai nulla dentro la mia macchina. Metto dentro solamente della carica elettrica, dell'energia elettrica, che mi faccia muovere questi elettroni a destra e a sinistra. Ma materialmente in quella macchina non entra nulla. Infatti è una macchina molto odiata da alcuni settori industriali, perché è una macchina che non ha grandi consumi e non è grande manutenzione, e questo comporta naturalmente un cambiamento focale del settore automobilistico, ma mi allargherei troppo. Volevo sottolineare questo fatto, che ho evidenziato in un editoriale della rivista che ho l'onore di dirigere, che è Sapere, l'editoriale di febbraio, adesso è appena uscito il nuovo numero, che è questo, dove c'è Leonardo in copertina. Quindi quello è il vecchio numero, si chiama 75 km con un litro, in cui spiego più dettagliatamente questo concetto che vi ho espresso. Quindi se volete andarvelo a vedere, lo trovate sul sito saperescienza.it, che vi consiglio di frequentare, perché trovate sempre grandi novità scientifiche nel mondo della ricerca, ci sono i miei editoriali, e perché no, se volete fare l'abbonamento, no, non mi offendo. Andate pure avanti.
Passiamo a un altro elemento importante per le batterie, che è il cobalto. Vi faccio vedere prima che parte il catodo. Quindi ancora le batterie. Andiamo avanti. Ah, il cobalto è arancio, quindi comincia a essere un po' critico. In questa diapositiva vedete gli elementi che sono tipicamente presenti nelle batterie. Il cobalto ha una criticità, prossima animazione. Vedete, il cobalto per oltre l'80% proviene da un unico paese, che è la Repubblica Democratica del Congo, che resta via dalla Cina e poi un po' dal Canada. Quindi è un elemento molto concentrato. Quindi la domanda che si pongono, diciamo, chi lavora nel settore delle batterie è se il cobalto basterà. È uscito un lavoro un paio di anni fa, andiamo avanti, dove faceva vedere che se da un lato, la frase clou sta scritta lì sotto, se da un lato per quanto riguarda le batterie al litio possiamo stare relativamente tranquilli per il litio, ci sono rischi potenziali invece associati con la disponibilità di cobalto, perché se le proiezioni vanno alle stelle come indicato in quel grafico, potremmo non avere disponibilità. Infatti la principale preoccupazione oggi delle aziende automobilistiche è quella di riuscire a sostituire il cobalto, che ha delle caratteristiche elettroniche, strutturali perfette, per accogliere quel litio che andava avanti e indietro, vi ricordate prima, le palline verdi, e che lo faccia bene come il cobalto dal punto di vista chimico, per ora non si è trovato nulla di meglio. Andiamo avanti. Il problema del cobalto è anche che viene estratto in condizioni spesso, diciamo, critiche, disumane, potremmo dire, nella Repubblica Democratica del Congo, non sempre, ma in alcuni casi, come quello descritto qui. Qui in fondo è indicato un reportage del Washington Post del 2016, che vi consiglio di andare a cercare perché racconta molto di questa vicenda del cobalto. Andiamo avanti. Passiamo a un altro elemento, l'indio. L'indio è un metallo anch'esso, che si trova però non nella parte sinistra in alto come era il litio, ma si trova nella parte destra verso il basso ed è indicato in rosso. E quindi è un elemento critico. È venuto molto in auge negli ultimi anni perché è una parte fondamentale dei display dei nostri dispositivi particolari, dispositivi dei telefoni, touchscreen e così via. Andiamo avanti. L'indio è un metallo tenero, stabile in aria e acqua, quindi non ha niente a che vedere rispetto al litio, completamente diverso. I principali produttori, ecco, vedete, si spostano completamente, sono Cina, Corea del Sud e Giappone. I paesi cambiano, ma la caratteristica fondamentale è che l'Europa non salta mai fuori, cioè noi non abbiamo un accidente sostanzialmente. Perché l'indio è importante? Perché è in grado di fare questo fantastico materiale. Il cosiddetto indio, l'ossido di indio stagno, ITO in termini acronimo americano, che è un materiale fantastico perché è allo stesso tempo trasparente, conduttore e si lega molto bene al vetro, quindi è perfetto per fare da elettrodo nei nostri dispositivi. Nei nostri dispositivi, ad esempio nei telefoni, bisogna che lo schermo si veda qualcosa, no? Si vedano delle immagini in questo schermo. Cioè, noi vediamo la luce, non rimanga nero. E perché non rimanga nero, bisogna che uno dei due elettrodi, perché i materiali sono posti tra due elettrodi, uno di questi due elettrodi deve essere trasparente perché da lì deve uscire la luce, che è quello esattamente che fa l'indio nel nostro telefono, l'indio ITO, naturalmente. E fino adesso tutti si sono messi a cercare dei sostituti, è una delle attività principali di molti ricercatori a livello mondiale, ma per il momento sostituti che affacciano stesso servizio dell'ITO non c'è, quindi serve l'indio. L'indio, pensate, era un metallo che fino agli anni, metà degli anni 80, praticamente non interessava a nessuno, poi pian piano la sua domanda è cresciuta proprio per questo utilizzo negli schemi dei dispositivi. Andiamo avanti. L'indio, e questo è un concetto importante, sembra complicata questa diapositiva, ma non lo è. A parte i dettagli, poi li potete vedere quando avrete la presentazione, andate a leggere nel dettaglio, ma il concetto che voglio fare passare è questo: l'indio non è prodotto direttamente, cioè l'indio in realtà viene estratto da minerali, andiamo avanti, di zinco, di solfuro di zinco, da cui si ottengono, si tiene naturalmente lo zinco e anche l'indio e il germanio. Quindi l'indio viene ottenuto come prodotto secondario dall'estrazione dello zinco. Ma tutta la filiera dei minerali è fatta così, perché esistono dei metalli cosiddetti attrattori, sono quelli che vedete indicati lì,
sono quelli per i quali esistono le miniere di platino, palladio, rame, zinco, alluminio e così via. Invece c'è tutta una lunga serie, ancora più lunga, di metalli cosiddetti autostoppisti, tecnicamente vengono proprio chiamati così, e sono indicati lì, tra cui c'è il cobalto, di cui prima, e naturalmente anche l'indio, che sono ottenuti come prodotti secondari dell'estrazione dei metalli attrattori. E quindi qual è il problema in tutto ciò? Andiamo avanti. Il problema è che questi elementi sono particolarmente soggetti a volatilità dei prezzi e a un potenziale rischio di interruzione incontrollata delle forniture. Nel caso dell'indio, se lo zinco ci dovesse essere un'interruzione della produzione di zinco, oppure lo zinco interessasse meno la tecnologia a livello mondiale e la domanda calasse, automaticamente noi verremo ad essere anche in carenza di indio. E quindi capite che questo è un problema. E quindi una delle principali preoccupazioni di chi si occupa di metalli e dei mercati dei metalli è che questi autostoppisti dalla sera alla mattina potrebbero anche da un certo punto, non dico scomparire, ma insomma avere grossi problemi. Andiamo avanti. Un altro gruppo di elementi, qui non solo uno, ma un gruppo intero, sono le terre rare. Terre rare sono i lantanidi, che sono 14, vedete indicati là in fondo, più lo scandio elettrico, che vedete indicati un po' più in alto a sinistra. Non c'è il promezio in questi elementi, cioè c'è nella tavola, ma non esiste sulla terra perché è troppo instabile, e quindi sono questi elementi. Questi elementi hanno un comportamento chimico molto simile, talmente simile che ci hanno messo più di un secolo per individuarli tutti. Sapete che in particolare per i lantanidi noi andiamo progressivamente a riempire gli orbitali F, ma gli orbitali F stanno sepolti sotto quelli che ci stanno sopra, quindi la chimica che è dettata dagli orbitali che puntano più esternamente è sostanzialmente la stessa anche se voi andate a riempire gli orbitali F, e quindi hanno una chimica praticamente identica, e andare a individuare veramente ciascuno, essendo anche tanti, è stato molto difficile. Ma questo non toglie che ciascuno di essi abbia delle proprietà magnetiche, luminescenti, ottiche o catalitiche particolari, che sono dettate dal riempimento progressivo degli orbitali F, che determinano il livello elettronico e l'energia di quegli elementi. Ad esempio, i lantanidi hanno delle transizioni elettroniche, ciascuno peculiare. Infatti ci sono ad esempio molti laser, cioè i laser al neodimio, i laser all'erbio e così via, perché hanno delle righe molto particolari, quindi ha un laser che ha una lunghezza d'onda molto specifica che può dare solo quell'elemento chimico. Oppure anche le proprietà magnetiche sono particolari. Il gadolinio, per esempio, è l'unico elemento al mondo che abbia 7 elettroni spaiati in 7 orbitali diversi, quindi ha delle proprietà magnetiche uniche, viene utilizzato come mezzo di contrasto nelle macchine di risonanza magnetica e così via. Okay? Quindi sono molto importanti. Andiamo avanti. Sono chiamate terre rare, ma se andiamo a vedere in un grafico, non in una mappa di colori come la nostra tavola, l'abbondanza relativa, vediamo che i lantanidi, che sono quelli rossi, poi tutto sommato non sono tra i più rari, per dire l'oro, l'osmio, il tellurio, il regno, quindi indicati in giallo, nella macchia gialla sono molto più rari. E quindi perché vengono chiamati terre rare? Perché sono raramente concentrati ad un livello che ne permetta uno sfruttamento economicamente conveniente. Quindi in realtà le miniere di terre rare nel mondo quasi si contano sulle dita di una mano, c'è una grandissima in Cina, una in California, una in Australia e diciamo non tanto altro. Andiamo avanti, si suddividono in due categorie, abbiamo quelli leggeri che vanno dallo scandio all'europio e quelli pesanti che vanno dal litrio al lutezio. I tipicamente più rari sono i pesanti, e tra questi sono particolarmente rari il terbio, il tullio e il lutezio. Il terbio è importantissimo perché, ad esempio, fa il colore verde. È la componente verde della luce bianca di tutte le nostre lampade che abbiamo al neon, per esempio, che hanno dei fosfori di terbio verde, di europio rosso e di altri emettitori blu, fanno RGB, rosso, verde e blu, e da questi esce luce bianca, e la parte verde fa il termine. Avanti. Qui c'è una diapositiva che racconta quelle che sono le applicazioni di questi elementi, e vedete, le applicazioni sono tante, quella sulla parte sinistra, nel campo dei magneti, dei fosfori, dei catalizzatori, così via. Qui ognuno può andare a vedere quello che gli interessa. Tornando agli smartphone, invece, sulla parte destra, negli smartphone ci sono ben 8 terre rare di questi elementi.
e vedete, alcuni fanno parte del circuito, altri fanno parte appunto dello schermo colorato, la parte importanti, quelli che danno la vibrazione, non è una cosa banale, altri sono importanti perché sono presenti nelle cuffie come gli alluminio e così via. Insomma, vedete, ognuno ha la sua funzione. Professore, io la ringrazio perché oltre adesso a guardare il mio smartphone con occhi completamente nuovi e anche tutti i nostri consisti staranno facendo così, credo che ci abbia dato una serie di spunti utili per i docenti di tecnologia, ma anche profondamente interdisciplinari per progetti, lavori trasversali con il professore che alle scuole medie si occupa di matematica e scienze e che quindi affronta un po' il tema della chimica. Comunque l'approccio a partire dagli oggetti è sicuramente qualcosa che coinvolge anche gli studenti più giovani. Ora però passiamo a un tema forse ancora più importante e caro per i docenti di tecnologia, che è il tema dell'energia e della sostenibilità. Sì, questo tema dell'energia è un tema che mi sta molto caro, ho scritto un paio di libri, no, ho scritto forse qualcuno di più, ma insomma con il collega Vincenzo Balzani, in particolare questi due. Questo è un testo in inglese, diciamo, abbastanza più corposo rispetto a quello invece più divulgativo, che è Energia per l'astronave Terra, che forse qualcuno di voi ha avuto occasione di leggere o di far conoscere ai propri studenti, e che è edito da Zanichelli, quindi se non l'avete potete andare a tirare la giacchetta al commerciale Zanichelli la prossima volta che viene a trovare a scuola. E invece Sapere, la rivista che citavo prima, dove spessissimo parliamo di argomenti di tipo energetico, come è stato nel numero di febbraio che avete indicato. Faremo anche un numero speciale sulla tavola periodica in autunno, per Sapere, appunto, perché l'anno internazionale. Andiamo avanti. Diciamo, gli elementi chimici sono fondamentali nella transizione energetica. Noi dobbiamo passare, lo sappiamo, dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Però tutte le tecnologie rinnovabili, lo spiego meglio nel libro, sono ad elevata intensità materiale. Perché? Cioè, se da un lato, quello che sta scritto in fondo a sinistra, l'energia solare è un input extraterrestre largamente superiore al nostro fabbisogno, centinaia, migliaia di volte largamente superiore al nostro fabbisogno, non dobbiamo accontentarci di questo. Cioè, uno potrebbe dire, vabbè, arriva tanta energia dal sole, quindi abbiamo risolto il problema energetico. Purtroppo non è così. E la situazione è molto più complicata, perché la luce solare, che adesso qui sta scomparendo, io ormai sono immerso nel buio, forse accende la luce, non lo so. Ecco. La luce solare come tale non serve quasi a niente, occorre convertirla ed accumularla, quindi occorrono convertitori e accumulatori di energia solare. Questi, pensate, pale eoliche, pannelli fotovoltaici, batterie per le auto elettriche, eccetera, sono tutti materiali disponibili in modo limitato. E nella transizione energetica, che dobbiamo assolutamente fare, intendiamoci, assolutamente, dobbiamo noi abbandonare al più presto i combustibili fossili e andare verso le energie rinnovabili, che sono quasi tutte di origine solare, diretta e indiretta. Ma non è che cambierà la situazione, perché se durante l'era dei combustibili fossili andavamo a grattare la crosta terrestre alla ricerca di petrolio, carbone e gas, lo facciamo ancora, ovviamente, purtroppo, dopo, e lo facciamo già fortunatamente, dobbiamo andare invece a grattare la crosta terrestre alla ricerca di elementi chimici che ci permettano di fare convertitori e accumulatori. Andiamo avanti. E sembra quasi che, come dire, la natura ci prenda un po' per i fondelli, perché tutte le tecnologie energetiche rinnovabili, efficienti o digitali che guidano e tutto il resto richiedono elementi rari. Il pale eolico ci sta dentro, nel magnete permanente, neodimio, praseodimio e disprosio, nella macchina elettrica ci stanno gli elementi lì, nel telefono abbiamo detto, e così via. Andiamo avanti. E per capire, appunto, di nuovo, ribadire questo concetto della intensificazione materiale, andiamo a vedere queste tre lampade. Queste tre lampade sono probabilmente presenti in tutte le nostre case, perché sono tecnologie che sono succedute in fretta. Quella LED è un po' una tecnologia vecchiotta, ma siccome le lampade a LED, quella che è rappresentata lì, adesso sono diverse da queste. Sono tecnologie a BOC, che è un'altra cosa. Ma comunque, probabilmente in molte case ci sono ancora queste lampadine, sicuramente, perché durano tanti anni. Allora, quelle tre lampade assorbono una potenza diversa, ma emettono la stessa quantità di luce. Quindi erogano lo stesso servizio.
importante è che queste lampade, dato in blu, durano in tempi diversi. Quindi vista così, chiaramente la lampada LED vince, consuma meno e dura molto di più. Però se andiamo a vedere dentro, quelle due LED CFL hanno tutta una parte elettronica che controlla quel flusso enorme di, ad alta tensione che va a 220 volt, che va dentro la lampadina, che se noi sparassimo dentro a questi dispositivi li bruceremmo immediatamente. Quindi c'è tutto un dispositivo elettronico di controllo, che è quello che vedete lì, che è molto più sofisticato di quello che sta dentro una lampada incandescenza. Quella, la lampadina che è sulla sinistra è un filo di tungsteno dentro un tubo di vetro tirato a vuoto. Fine, non è che c'è una gran tecnologia. Invece quell'altra è molto più intensiva. Quindi il contenuto di metalli, ad esempio, nelle tre lampade, è quello che vedete indicato in marrone. Quindi chiaramente la lampada è meglio, ma guardate a quale costo materiale. Andiamo avanti. E poi c'è un altro problema con l'estrazione dei minerali, c'è anche il fatto che producono rifiuti. Qui sono indicati alcuni dati, sono un po' del 2010, ma il concetto non cambia, sono aumentati in quantità, ma il concetto che voglio esprimervi non cambia. Ad esempio, il petrolio è una roba fantastica. Io come chimico mi muovo a pensare al petrolio, perché del petrolio praticamente non si butta niente, è un po' come il maiale, no? Di cui facciamo tutto. La parte più leggera del petrolio la utilizziamo per fare benzina e gasolio. La parte più pesante, poi via c'è tutte le altre frazioni, ma la parte più pesante non la buttiamo via. La parte più pesante è l'asfalto, e lo utilizziamo per fare le strisce sopra i quali camminano i mezzi che vanno con la parte più leggera. Quindi il petrolio è una sorta di ciclo perfetto. Infatti la produzione dei rifiuti, guardate, sul petrolio è bassa. Ne estraiamo 3,5 miliardi di tonnellate e ci sono più di 3 miliardi di roba buona. Se andiamo a vedere l'oro, invece, quello che andiamo ad estrarre poi praticamente è tutto un rifiuto, perché la concentrazione è talmente bassa che la quantità effettiva materiale che andiamo a estrarre è irrisoria e quasi trascurabile. E questo si applica anche, se guardate, al carbone o ad altri elementi. Poi ci sono anche costi ambientali e sociali. In alto a sinistra trovate quella che è una sorta di vasca di decantazione della più grande miniera di terre rare che si trova in Cina. La Cina è il più grande produttore mondiale di terre rare, e quando noi andiamo a comprare un dispositivo elettronico, ad esempio un telefonino che ne ha dentro 8 di terre rare, dobbiamo ricordarci che parte di quell'inquinamento che vedete in quella foto è anche colpa nostra, e quindi questo dovrebbe portarci ad una maggiore, diciamo, razionalità e sobrietà nell'utilizzo delle cose. Poi abbiamo impatti ambientali di vario tipo, soprattutto nei paesi più poveri, estrazione di oro e cobalto in Congo, diamanti insanguinati su cui i giornali internazionali fanno i titoli, le più grandi miniere del mondo che si vedono dallo spazio, come quella che vedete lì in centro. Andiamo avanti. La tavola periodica si può declinare in vari modi. Questa è una tavola periodica pubblicata nel 2014, anzi più di una, che viene declinata sulla base dell'impatto ambientale. Cioè c'è una scala cromatica che va dal blu al rosso, gli elementi rossi sono quelli che hanno un maggiore impatto ambientale in termini di consumo energetico per ottenerli, acidificazione delle acque terrestri, eutrofizzazione delle acque e in generale tossicità. Faccio notare semplicemente un fatto, che i rossi, gli arancioni, si concentrano soprattutto in quella parte lì che vedete dalla tavola periodica, dei metalli di transizione più pesanti, perché sono presenti in basse concentrazioni, quindi bisogna consumare un sacco di energia, fare un sacco di inquinamento per tirarli fuori, e hanno anche punti di fusione elevati e così via. Quindi sono quelli più, diciamo, ambientalmente impattanti. Sono quelli che vanno, ad esempio, nelle marmitte catalitiche delle automobili tradizionali, quindi non c'è solo un problema per il litio, quindi demonizza l'auto elettrica per il litio e il cobalto, però insomma, ci sono anche elementi rari nelle macchine tradizionali. Andiamo avanti. Allora uno potrebbe dire, sostituiamo. Magari, purtroppo spesso non è ancora possibile. Questa è un'altra tavola periodica, ne farò vedere alcune, qui alla fine, che ormai ci stiamo avvicinando. Questa è la tavola periodica della performance di sostituzione dei metalli. Anche qui c'è una scala cromatica che va dal blu al rosso. Di blu non ne vedete neanche una. Cattiva notizia, di rossi tanti. Cosa vuol dire rosso e blu? I blu sarebbero, uso il condizionale perché non ce ne sono, elementi per i quali esistono esempi di sostituti per tutti gli usi principali di quegli elementi.
Quelli rossi invece sono quelli per i quali non esiste alcun sostituto con performance adeguate per tutti gli usi principali. Quindi semplicemente questa tavola ci dice che sì, in linea di principio la sostituzione è una gran cosa, ma in linea di fatto, in pratica, spesso non si riesce a fare. Ancora. E tutto ciò l'Europa. Perché parlo dell'Europa? L'avevo accennato un po' all'inizio. Perché noi viviamo in Europa e l'Europa adesso ha, diciamo, i suoi problemi e anche le questioni imminenti, e quindi può essere un motivo di riflessione alcune cose. Andiamo avanti. L'Europa ha un'economia molto particolare. A partire dal 2011 ha individuato un numero crescente di cosiddetti materiali critici per la propria economia, cioè che sono materiali fondamentali per le nostre aziende, che li usano per il nostro benessere, che come utenti finali, che però non abbiamo nel nostro continente. Oppure ci sono, ma spesso non è conveniente estrarli, o non si possono estrarre perché la densità di popolazione non lo permette. Quindi dobbiamo importarli. Okay? E questo è un problema. Perché dobbiamo sempre ricordarci che la nostra prosperità è basata su risorse che provengono da altri continenti, che si tratti di petrolio e gas, o elementi rari, questo è. E questo lo si vede particolarmente in questa diapositiva, dove i materiali critici sono indicati dall'alto verso in basso, li vedete indicati come nome sulla sinistra, e questa è la percentuale, sotto avete una percentuale sull'asse X, è la percentuale di quell'elemento, gruppo di elementi, che andiamo a prendere da un singolo paese. Chi è il viola? È la Cina. Noi andiamo a prendere dalla Cina un'enormità di elementi critici per la nostra economia, per il nostro benessere, e dipendiamo moltissimo dalla Cina. Cioè questa immagine, almeno in me, quando la vidi la prima volta, ha distrutto in me l'idea che la Cina è semplicemente una nazione che produce beni manifatturieri a basso costo. Non è vero, la Cina è critica per noi perché è un grandissimo fornitore di materie prime. Altri paesi importanti sono Brasile, Stati Uniti, Sudafrica, Congo e così via. Quindi questa fissatevela bene in testa. E per quanto riguarda gli elementi, allora facciamo un altro esempio, l'alluminio invece, a proposito di usi. Alcuni anni fa è uscito questo lavoro dove hanno stimato quant'è la quantità di alluminio che è attualmente in stock nel mondo, cioè utilizzato in qualche dispositivo, il computer, una sedia, da qualche parte, ok? Si stima che ogni persona mediamente abbia 90 kg di alluminio in stock a disposizione in oggetti. E se andiamo a vedere una carta geografica dove sono localizzati, andando ad ingrandire e facendo le nazioni tanto grandi in proporzione quant'è lo stock di alluminio che hanno, i 90 kg a persona sono il principio di Trilussa, no? Tutto uguale, ma non è così. La maggior parte dell'alluminio è concentrata negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale. Se però andiamo a vedere chi detiene invece la bauxite che sta ancora nel sottosuolo, prendendo la bauxite teniamo l'alluminio, minerale cui prendiamo l'alluminio, ecco, vedete che il mondo si distorce completamente rispetto a sopra. Scompare il Nord America, scompare l'Europa e diventano enormi Sud America, l'Africa e l'Australia. E tra i paesi africani, vedete, quello rosso è la Guinea, che è un paese relativamente piccolo, ma che ha enormi riserve di bauxite. E questa mappa ci può portare a delle riflessioni interdisciplinari con i nostri ragazzi, con noi stessi e con i nostri ragazzi. E questa mappa ci racconta una storia che noi non vogliamo sentirci raccontare, che è questa. Noi siamo molto pronti a discutere se prendere persone da paesi africani, ad esempio, stiamo parlando dell'Africa in questo momento, li vogliamo prendere, se se lo meritano, se è giusto prenderli o meno. Però non obiettiamo mai sul fatto, perché ci fa comodo, o spesso non lo sappiamo neanche, è il fatto che noi da quegli stessi paesi prendiamo cose, materiali, e di questo non ci facciamo nessuna discussione, lo diamo per scontato. Quindi quando affrontiamo il discorso dell'immigrazione, ricordiamoci che c'è un'immigrazione materiale verso i nostri paesi che è il fondamento della nostra prosperità, della nostra ricchezza, del nostro benessere, che viene da paesi che spesso abbiamo intensamente sfruttato nel passato, forse oggi un po' meno, ma comunque è un problema molto serio. Quindi quando parliamo di immigrazione cerchiamo di fare un discorso a più ampio raggio e non solamente un discorso indirizzato allo stomaco e alla pancia,
ma un discorso più ampio che ci permette di aprire gli orizzonti e capire che il mondo è strettamente interconnesso. Non ci sono solo le persone che si muovono, ma anche le merci, e le cose, e le materie prime. Andiamo avanti. A proposito di Africa, l'Africa, ricordiamoci che è immensa. Noi abbiamo una visione completamente distorta dell'Africa, che è data dalla famigerata proiezione di Mercatore, che va a, diciamo, sacrificare tutte le zone a cavallo dell'equatore, tra cui tipicamente l'Africa, che ci sta proprio appoggiata sopra l'equatore, a cavallo. L'Africa, se voi guardate una carta di Mercatore, ne ho qui una qui sulla mia sinistra, è impressionante vedere come l'Africa viene, di fatto risulta essere grande come la Groenlandia, in questa carta completamente distorta. In realtà è completamente sbagliata l'idea, perché dentro l'Africa, se non ci credete, andate a prendere le misure di chilometri quadrati che trovate sull'Atlante, o su Wikipedia, dove volete, fate la somma, e vedrete che l'Africa è la somma, geograficamente parlando con superficie, di Cina, Stati Uniti continentali, Europa occidentale, Europa orientale e India. E quindi capiamo tutti che l'Africa è un immenso continente pieno di risorse di cui abbiamo bisogno e con cui dovremo fare i conti. Avanti. Siamo ad avviarci un po' verso la conclusione, quindi iniziamo a parlare anche di soluzioni possibili. Vediamo un po' cosa si potrebbe fare. Allora cominciamo un po' con uno scherzo. Quando io parlo di soluzioni, andiamo avanti, qualcuno subito mi dice: ma possiamo andare sugli asteroidi a prendere gli elementi rari. È un'idea suggestiva, ma completamente infondata, perché da un lato è vero che negli asteroidi c'è una quantità, una concentrazione di metalli come questi, che sono molto rari sulla Terra, che è decine, centinaia o migliaia di volte più grande di quella che abbiamo sulla Terra. Ma ogni persona di buon senso e ragionevole, come siete tutti voi che mi state ascoltando e che avete un minimo di cognizione tecnica e scientifica, sapete benissimo che mettere insieme una operazione spaziale che possa avere un costo sostenibile, una tecnicità affrontabile e che sia in grado di portare sulla Terra una quantità significativa di metalli, è assolutamente fuori da qualsiasi portata. Quindi questa opzione, per quanto affascinante, andiamo avanti, non è assolutamente realistica. E quindi quali altre opzioni ci restano? Una è quella del mare profondo. E nel mare profondo sono stati individuati alcuni grandi serbatoi di metalli, ad esempio quella zona del Pacifico indicata dal rettangolo nero, cioè un'enorme quantità di manganese. C'è un'autorità internazionale che vigila sul fondo del mare, che dà delle autorizzazioni ad alcune aziende ad andare a ispezionare. Questa è un'opzione un po' più percorribile, forse. Andiamo alla prossima animazione. Ma ricordiamoci che non è semplice, nel senso che, per esempio, il fondo del mare non è piatto, come magari qualcuno pensa, certamente non voi, ma forse il cittadino medio pensa che il fondo del mare sia piatto. In realtà il fondo del mare è completamente fatto a buchi, ad avvallamenti, esattamente come le terre emerse, e quindi andare a fare estrazioni in queste condizioni potrebbe voler dire anche scatenare tsunami, cataclismi di vario tipo, quindi non è un'opzione percorribile. Però forse in futuro potremo in alcune circostanze farlo, sicuramente più percorribile degli asteroidi. Andiamo avanti. Un'altra soluzione che qualcuno sta individuando è quella, ad esempio, di andare a prelevare elementi dalle acque reflue. Questa è una tavola periodica pubblicata in questo lavoro di un paio d'anni fa, dove in Svizzera hanno visto che quegli elementi indicati lì, in particolare quelli in rosso, quelli a concentrazioni più elevate, si possono andare ad estrarre dalle acque di scarico delle nostre città a concentrazioni che a volte sono più alte di quelle delle miniere. Addirittura in alcuni casi si può andare a estrarre oro o cose del genere. Quindi acque reflue potrebbe essere una soluzione alternativa, perché la nostra civiltà tecnologica butta via un sacco di elementi e anche di metalli. Andiamo avanti. Un'altra opzione è quello che si chiama il cosiddetto le miniere urbane, no? In Cina le miniere urbane sono molto sviluppate. In questo grafico vedete che fino agli anni 2010-12 in Cina riciclavano un sacco le TV. Poi hanno cominciato a farlo anche percentualmente parlando con altri tipi di dispositivi. Prossima animazione. In questo lavoro fanno vedere che per quanto riguarda oro e rame la loro concentrazione è più elevata nei rifiuti elettronici che nelle miniere. Quindi in Cina stanno sviluppando tutta una filiera del recupero degli elementi da rifiuti elettronici e, questo lo dico perché ho avuto occasione di vederlo di persona, andiamo avanti, rischiamo che i cinesi ci sorpassino. Sono stato un paio d'anni fa a Pechino, alla fiera dell'economia circolare, con
delegazione europea cinese, e nell'ex villaggio olimpico hanno fatto questa bella fiera dove esponevano rifiuti elettronici anche molto vecchi, andiamo avanti, da cui estraggono una serie di materiali metallici, vedete qui nickel, manganese, cobalto, e c'è anche l'indio, lo vedete nella diapositiva di destra, oro, argento, eccetera. Uno potrebbe chiedermi, ma sei sicuro che siano impianti veri? Sì, perché andando alla prossima, l'impianto l'abbiamo visitato, sono portato a vederlo, questo è il più grande impianto al mondo nel riciclo dei materiali dei rifiuti elettronici, e si trova alla periferia di Pechino. Andiamo avanti. In Europa come siamo rispetto alla normale? Male, perché il tasso di riciclo a fine vita degli elementi chimici è rappresentato di nuovo da questa scala cromatica, dove il rosso sono quelli che praticamente non ricicliamo mai, e quelli che hanno un tasso di riciclo superiore al 50% attualmente in Europa sono semplicemente argento e piombo. Il litio, sempre là in alto a sinistra, praticamente non viene riciclato perché conviene più andarlo a prendere nei laghi salati del Sud America piuttosto che dentro le batterie dei nostri telefoni. Quindi gli attuali tassi di riciclo in Europa sono chiaramente totalmente insostenibili, dobbiamo metterci a correre se vogliamo competere con la Cina. Andiamo avanti. Infine un'altra tavola periodica, l'ultima che vi faccio vedere, che ci spiega che il riciclo ha dei limiti. Ed è importante il design. Questo è un articolo di un ricercatore italiano che lavorava negli Stati Uniti del 2015, fa vedere dei colori sui vari elementi, ne ha studiati tanti. Ci sono elementi come lo zinco, vedete, che ha una fetta rossa abbastanza importante, circa un po', insomma, verso la sinistra in alto, lo zinco, perché ha usi dissipativi. Lo zinco, ad esempio, è presente nelle paste di pneumatici, quindi quando noi andiamo a frenare, il pneumatico si consuma e quindi viene disperso nell'ambiente, sostanzialmente. Però ci sono tanti usi, che sono quelli indicati in azzurro, che invece sono potenzialmente riciclabili, ma non lo facciamo ancora. E quindi c'è ancora tanta strada da fare, soprattutto nel design degli oggetti. Cioè noi fino adesso abbiamo comprato dei dispositivi perché erano belli, perché erano utili. Fino a pochi anni fa, pian piano la legge sta cambiando, uno andava a comprare un oggetto, supponiamo il solito telefono che ho citato 50 volte, e diciamo una volta uscito dal negozio, quel telefono diventa figlio di nessuno, e non interessa più a nessuno che fine fa. Invece non è più così, bisogna che le ditte che producono e che vendono anche se ne facciano carico a fine vita, ed è già una legge nei paesi più avanzati. E bisogna però che quei dispositivi, per poi essere riciclati, siano progettati per essere disassemblati e riciclati, cosa che per decenni non si è fatto. Perché se non faremo questo, perderemo tutti i nostri elementi perché non sappiamo fare design e non sappiamo riciclare. Andiamo avanti. Questa è praticamente l'ultima diapositiva tecnica. È un sommario quantitativo dell'economia mondiale attuale, uscito nel 2019, è stato presentato a Davos un paio di mesi fa, e è stato stabilito, diciamo calcolato, stimato, che l'economia mondiale circolava al 9%, cioè secondo questa stima, che è diversa da quella che vi ho fatto vedere all'inizio, ogni anno vengono immessi nella nostra civiltà tecnologica 93 miliardi di tonnellate di roba, ok, circa, di cui solamente 8,4 tornano in circolo, quindi circa il 9% torna, diciamo, nel sistema del consumo e dell'utilizzo. Quindi c'è ancora molta strada da fare per arrivare a questa benedetta economia circolare. Andiamo, direi, praticamente, anche vedete, punto 92 e 8,4, prossima, è appunto l'8%. Andiamo avanti. In breve, alcuni punti da, diciamo, portare a casa, anche se a casa forse ci siete già in questo caso. Esiste una sola risorsa abbondante di origine extraterrestre su questo pianeta, che si chiama luce solare. Tutte le altre risorse devono essere reperite sulla Terra, che è una sorta di piccola astronave con risorse limitate nella stiva, dove la stiva è la crosta terrestre, l'atmosfera e la biosfera. Un numero crescente di elementi chimici a rischio, avete visto la nostra tabella rossi, poi arancio, poi giallo e così via. La criticità degli elementi è legata a vari fattori, disponibilità in natura ovviamente, implicazioni ambientali e sociali e anche vulnerabilità dell'offerta.
quindi ci sono fattori economici molto importanti. Le parole d'ordine per il futuro sono tre: efficienza, cioè utilizzare meglio le poche risorse, limitate, tante risorse, ma limitate che abbiamo su questo pianeta, riciclare, questo ho detto, ma anche sobrietà. Cioè noi dobbiamo cominciare a insegnare a noi stessi, ai nostri figli e ai nostri ragazzi che abbiamo nelle scuole e nell'università, il concetto di sobrietà, cioè che non è strettamente necessario cambiare il telefono tutti gli anni, ricordandoci che quel telefono che funziona ancora benissimo dopo un anno, se lo andiamo a cambiare, poi comporta quell'impatto ambientale che abbiamo visto in Cina e non solo. Quindi noi stessi siamo responsabili di tutto questo. Quindi se vogliamo essere responsabili fino in fondo e prenderci a cuore il futuro del pianeta e delle future generazioni, dobbiamo pensare a questo. E attenzione, purtroppo il secondo principio della termodinamica lavora contro di noi, quindi il riciclo integrale, togliamocelo dalla testa, non sarà mai possibile. E spesso dobbiamo accontentarci, finora, sempre, del cosiddetto downcycling, con materiali riciclati per applicazioni meno avanzate. Classico esempio, ricicliamo la plastica per fare sacchetti dell'immondizia o sedie da giardino. Quindi, per concludere veramente, questa tavola periodica che voi conoscete, che presentate ai vostri ragazzi, eccetera, eccetera, continuerà ad essere una piattaforma straordinaria, didattica e informativa per i nostri ragazzi. Ma quella che ho cercato di descrivervi stasera, che è la prossima, è una piattaforma straordinaria di tipo multidisciplinare che ci permette di aprire ai nostri ragazzi un nuovo orizzonte che riguardi non solo la scienza e la tecnologia, ma anche l'uso delle risorse e, diciamo, più in generale la necessità che abbiamo di avere un senso del limite che abbiamo smarrito e senza recuperare il quale non abbiamo molte speranze, diciamo, di risolvere i problemi ambientali, energetici che stanno, diciamo, sempre più sulle nostre teste. E quindi incoraggiamo i ragazzi veramente ad avere uno sguardo ampio e utilizzare questo strumento per capire tante cose del mondo che li circondano e anche il modello di sviluppo che vogliamo mettere in pratica. E io vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, io la ringrazio tantissimo a nome di tutti quanti che stanno commentando e ringraziando per il messaggio finale, che ovviamente è importantissimo, soprattutto per gli studenti giovani della scuola media. Il nostro corso. Non sento tanto bene. Non mi sente tanto bene. Adesso provi meglio. Ok. La domanda è: in Italia e in Europa, quali vincoli tecnici o legislativi impediscono nel riciclo dei rifiuti elettronici di competere con la Cina? Dunque, la Cina ha un problema molto concreto, un problema di inquinamento spaventoso, perché andando là uno tocca proprio con mano. Io, quei giorni che ero lì, che vi faccio vedere per la fiera, c'erano le polveri sottili a 550 ppm. Noi alziamo l'allarme quando arriviamo a 40, giustamente, 40, 50, poi anche noi a volte superiamo i 100, comunque 550. Quindi a me è venuta l'asma. Quindi lì hanno un problema molto concreto, cioè o risolvono i problemi ambientali, altrimenti non escono. Bregano 1,5 miliardi di persone che premono e che cominciano a manifestare anche sintomi, diciamo, di ribellione, in certe situazioni, stanno correndo ai ripari. Quindi la Cina ha questo enorme potere tecnologico, superiore a quello che noi ci aspettiamo, e anche decisionale, perché lì decide praticamente uno per tutti, che quel signore che abbiamo parlato già in Italia, normalmente c'è un Parlamento, ma sapete come. E ecco, il problema principale dell'Europa è che è una macchina complicata. La democrazia ha i suoi problemi, tanti vantaggi, ma anche, quindi le decisioni sono lente. Quindi il pacchetto europeo sull'economia circolare è stato lanciato già da 4-5 anni e pian piano sta prendendo forma e i singoli stati devono recepire tutte queste normative. Diciamo che attualmente la nostra legislazione non è inferiore a quella cinese, però un'economia che è molto dirigista, cioè decide qualcuno e si fa, è un competitor straordinario. Questo non vale solamente per il riciclo, ma anche per il resto. Quindi, per riassumere, noi non abbiamo nulla da invidiare per quanto riguarda le leggi, anche se il nostro processo è molto più lento. Siamo stati in realtà noi i primi in Europa a inventare le leggi che preservano il clima, che vanno verso l'economia circolare. Poi, essendo una macchina complicata di 28 paesi, una ventina di lingue,
facciamo poi sempre fatica a essere abbastanza reattivi, mentre in Cina purtroppo non è ancora un coach. Una domanda invece più legata alla scuola, se dovesse dare un consiglio a ragazzi giovani da applicare in base a quale sarebbe? Non consiglio dare ai giovani, la voce va e viene la sua, da dare ai giovani in merito a cosa? Il consiglio da dare per vivere secondo, diciamo, un'ottica di sostenibilità. Ok. Innanzitutto io il consiglio che do sempre è quello di essere consapevoli dei propri consumi. Quindi cominciare a guardare a casa propria quanti sono i consumi di acqua, gas ed elettricità. Perché finché noi non diventiamo quantitativamente consapevoli di quello che consumiamo, non ne usciamo mai. E non proviamo neanche soddisfazione nel diventare più bravi, nel diventare più virtuosi. Quindi il mio consiglio ai giovani, e anche non solo a loro, è di appropriarsi dei contatori in casa propria, andare a vedere ed esaminare i propri consumi. Dopodiché le guide per un vivere più sostenibile ci sono tutte. Un classico esempio, io l'ho scritto anche nel libro, comunque sul libro trovate suggerimenti, energia per la strada e terra, è quello di mangiare frutta e verdura di stagione. Stamattina sono andato a fare la spesa, c'erano fragole spagnole, non ce l'ho con gli spagnoli, ma insomma, posso aspettare una settimana perché dietro a quelle fragole lì c'è stato un trasporto, presumibilmente sul camion, che ha prodotto una qualità di CO2 paventosa, che si porta dietro le fragole che io avrei dovuto comprare. Insomma, diciamo che non ci mancano le occasioni e i modi per capire come si può fare in modo sostenibile. Però, ripeto, dal punto di vista educativo, parlando degli insegnanti, cercate di rendere consapevoli i ragazzi dei loro consumi, di quanta acqua consumano ogni giorno, gas ed elettricità. Penso che sia un buon punto di partenza per cominciare a rendere consapevoli nel concreto. Potrebbe anche essere il punto di partenza perfetto per il compito di realtà. E adesso concludiamo, io la ringrazio tantissimo, a nome di tutti quanti la ringrazio, la saluto e le auguro una buona serata. Anch'io a voi, state bene, buon fine settimana e buon lavoro a tutti. A te. Grazie.